è Natale di gioia, è Natale d'amore. È questa la canzone che cantavano gli studenti ed è questo messaggio che deve passare. Grazie a Sua Eccellenza il Prefetto, oggi i nostri ragazzi, ma tutti i ragazzi della scuola argentina, grazie a loro che li rappresentano, vivono una giornata particolare, quella del Santo Natale, della festa del Santo Natale qui nella casa del governo. Per noi è un momento importante di crescita, è come se fossimo oggi in un'aula tutti insieme per significare quanto siano importanti quei principi e quei valori che Natale ci aiuta a riscoprire. E tra questi l'accoglienza del proprio compagno di banco, l'accoglienza di stare in famiglia, l'accoglienza poi guardando all'esterno, in un momento in cui il nostro paese mondo forse ha dei ragazzi, degli alunni, degli studenti che non possono vivere questo momento meraviglioso di gioia. Allora il pensiero di tutti noi va anche a tutti coloro che non riescono a vivere questo momento, perché Natale è il Natale di tutti, il Natale della pace, dell'accoglienza e dell'amore. Un bel messaggio che parte da questi ragazzi. Non li dobbiamo soltanto guardare e ammirare, forse dovremmo ricordarci che anche dentro di noi è rimasto un po' di quel bambino che eravamo una volta. Se riusciamo a farlo salire a galla, forse anche noi riscopriremo la gioia, la serenità e la voglia di un mondo diverso. Natale di gioia, cantavano i giovani ragazzi studenti di alcune scuole dell'Agrigentino, e questo è il messaggio che deve passare dal palazzo di governo della città. Ma il palazzo del governo fa parte di quella famiglia sociale che sta all'interno di tutta la comunità. È un'istituzione, ma è un'istituzione che cerca di essere vicino ai cittadini, vicino alle persone, vicino ai ragazzi e ai bambini delle scuole. E allora è stato un modo per poter dare gli auguri di Buon Natale e far comprendere che come c'è la famiglia fatta dai genitori, c'è questa famiglia sociale a cui tutti apparteniamo, e in questa famiglia sociale il messaggio di pace e di fratellanza ci deve essere tutti i giorni, e oggi vale come ulteriore richiamo.